si pensa che in antichità questo tipo di maschere rappresentasse il demonio. Non è sicura la sua origine e le ipotesi sono tante. Certo è che rievocano riti misteriosi, danze propiziatorie, concorse ardimentose a rappresentare la lotta quotidiana dell'uomo nei confronti della natura. Ciò serviva a propiziarsi le divinità per rendere fertili i campi e ottenere buoni messi. Altri ancora ipotizzano che questo tipo di maschere abbiano avuto origine in età nuragica come protezione degli spiriti del male. Le maschere indossano simbolette, berretto nero, mucadore, fazzoletto tradizionale siniscolese, istallu, scialle nero, camicia scura, unneggia, gonna scura, gambale e corriaccia o a bottone, il scarpone, cintillosa, cintura alta, pantalone e furgone dell'inna, bastone di legno di ribasso tinto di nero e con varie inforcature. In queste inforcature si appendono marrazzo, campanacci tipici di pecora, capre e caproni, sasconcas, i grani. Salutiamo il gruppo Santissima Rosa di Sicola. Grazie anche a voi ragazzi. È arrivato il momento di presentare.